È stata una vera e propria rivolta civile quella messa in atto dai cittadini di Giarra in provincia di Catania dopo la tragedia di sabato sera, quando una donna di 52 anni, Maria Mercurio, secondo i parenti soccorsa in ritardo dai sanitari del 118 è morta dopo aver avuto un malore in casa. Per questo motivo lunedì l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino si recherà all'aspe di Catania insieme ai vertici dell'azienda per incontrare il sindaco di Giarra, Roberto Bonaccorsi, una delegazione dei familiari della donna e i sindaci del territorio, un incontro che servirà a Solo a fare il punto su quanto accaduto, ma anche per discutere sull'organizzazione della rete sanitaria sul territorio. Quello di sabato infatti sarebbe il terzo caso registrato in città dopo la chiusura del pronto soccorso. Da anni ci battiamo perché venga mantenuto il diritto alla salute di un presidio che serve un'utenza di oltre 100.000 persone, ha spiegato Angelo Danna, leader del movimento civico Città Viva e membro della rete dei cittadini per il mantenimento dell'ospedale di Giarre. La rivolta cittadina si è consumata per le strade della città con oltre 200 persone che hanno simbolicamente occupato alcuni. Incroci nevralgici, e in particolare quello tra Via Callipoli e Corso Italia, mandando in tilt il traffico. I manifestanti, al grido di assassini, hanno poi occupato i binari della stazione ferroviaria di Giarra Riposto. E proprio alla stazione dove è stato bloccato un intercity per Roma, un regionale diretto a Messina e un treno diretto a Catania, è stato creato il maggiore disagio e si sono vissuti momenti di alta tensione. Il sindaco di Riposto, Vincenzo Caragliano, infatti, intervenuto fra i manifestanti, è stato invitato con toni forti a lasciare la poltrona da un gruppo di cittadini esasperati. Il sindaco, che ha replicato di avere la coscienza pulita, ma a causa dei toni sempre più forti è stato necessario l'intervento dei carabinieri.